Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo appena arrivati a Branzi, in mezzo alle montagne, siamo nel cuore delle Robie bergamasche perché siamo venuti a respirare un po' di aria fresca, un po' di aria di montagna, dato che noi viviamo in una grande città, Milano, e quindi respiriamo sempre smog e aria cattiva. Ma non solo, perché siamo qui perché voglio assaggiare un po' di pietanze tipiche bergamasche e ci troviamo forse in un posto molto molto conosciuto, e tra l'altro c'è anche un raduno di macchine da rally, sembrerebbe Subaru, Toyota, tutte colorate, figata. Vi dicevo, siamo venuti qui nell'hotel Pedretti, nel ristorante Branzi, perché ho letto sul web che è uno dei posti migliori per assaggiare i piatti tradizionali di queste zone, tra cui soprattutto la polenta taragna. Ho chiamato ieri e mi hanno detto che non si prende la prenotazione del tavolo, quindi speriamo che ci sia posto. Ci siamo accomodati, ma ci hanno detto che oggi c'è il menù fisso, quindi vediamo cosa ci propongono. È appena arrivato l'antipasto e abbiamo subito una tortina di patate con sopra formaggio fuso, una pizzettina rossa, salame, lonzino e una tortina salata. Procediamo subito con l'assaggio. Bomba. Sì, grazie. Metti qua pure. Mi è arrivato anche il primo già. Un lonzino com'è. Salamento. Oggi è una giornata un po' particolare perché c'è il raduno di Subaru, Baracca. Vediamo adesso il tortino salato com'è. Di che sta? Cioè, cos'è il ripieno? Questo è carne. Il primo prevede i casoncelli, casonsei e una pasta tipica con i funghi. Che buoni questi frutti rossi. Ok, la pasta non era la nostra, l'hanno portata via. Abbiamo chiesto il pane perché non ci è arrivato. Ora ce lo portano. Ok, eccoli arrivati. Allora, il menù fisso prevede antipasto della tradizione bergamasca, salumi e formaggi locali. Poi adesso abbiamo casoncelli alla bergamasca, che sarebbero questi qui, e garganelli al ragù di capriolo. Poi arriverà un arrosto di vitello alle erbe fini di montagna, patate al forno, polenta taragna, loro torta di mele. Questo raduno, questo gruppo si chiama VRC Team. Quinto tour, prealpi aerobiche. È arrivato anche il pane, immancabile. Ma adesso andiamo con l'assaggio dei casoncelli. Il ripieno è molto simile ai nostri tortellini di carne. Buono. Sono burro e salvia e un po' di pancetta, credo. Adesso voglio provare invece i garganelli al ragù di capriolo. Se riesco a prenderli, mancava il parmigiano. Mancava il parmigiano. Vediamo. Questi qua tanta roba, mamma mia, buonissimi, pazzeschi i garganelli. E finalmente è arrivata la regina di questo pasto, la polenta taragna con formaggio Branzi, eccolo lì dentro. Ci ha anche detto che praticamente questa è fatta più di formaggio che di polenta, è una bella bella filante. E insieme a questo anche l'arrosto di vitello con patate e una salsina di alle erbe fini di montagna. Azz. Proviamo questa polentona e questo vitello finalmente. Lo faccio cadere un po' qui. Eccellente. Vediamo un po' il vitello come ci sta insieme. La salsa gialla che è? Alle erbette? Ma prendiamo un po' di polenta, ci mettiamo un pezzettino di carne, un po' di salsa ai frutti di bosco, rossa. Un'accoppiata vincente, letteralmente vincente. Il dolce della salsa rossa ai frutti di bosco è una roba magistrale. Pazzesca. Com'è la polenta? Meglio o peggio di quella che ho assaggiato a Bergamo Alto l'anno scorso? Meglio? Sì, perché in alcuni ristoranti trovi la polenta taragna senza formaggio e solo come accompagnamento a piatti principali come la carne. In questo ristorante invece fa da accompagnamento, però all'interno ci mettono questo formaggio Branzi che ci sta benissimo. Non c'è niente da fare.
Allora, vi dico la mia sulla polenta taragna. Buona, interessante, con quel sapore di formaggio che arriva, però non è il mio piatto, non è una roba che mangerei, ecco, tutte le settimane. Per provare, sì. Invece, se mi proponete tutti i giorni olive all'ascolana fritte, lì proprio mangerei proprio in infinità. E anche il gran finale con il tortino di mele fatto in casa, tortino della nonna, è arrivato. Che splendore! Assaggiamo questo gran finale, il dulce. È scivolato. Allora, tagliamolo. Vai. Ci mettiamo un po' di salsina rossa anche qui, a frutti di bosco. Godibilissima. Wow. Hai pezzi di mela all'interno, cotti. Croccante fuori, morbido dentro. Il tortino ideale. Caffettino. Io non ci prendo lo zucchero, però mi diverto a fare... Aspetta che non si sente. Il suono italico per eccellenza. Ora che ci penso, deve esserci anche lo schiocco della lingua quando bevi. Cioè così, guarda. Invece il tuo deca com'è? Con la bustina di fianco. Meglio non commentare. Oh, che magnata. Da Dio, da Dio. E tra l'altro gli abbiamo anche detto che ci ha mandato Nicolò, ci ha regalato una sua calamita e quella del papà che è l'agenzia di viaggi a fare gelatata. Quindi raga, spero che questo video culinario vi sia piaciuto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!